No, non mi dire, no, no. Ciao a tutti! Bentornati su Anita Stories. Ci avete richiesto in tantissimi nuovamente le reazioni a trucchetti strani, assurdi. Noi siamo andati a cercare i più strani che abbiamo trovato, ancora non li abbiamo visti, così vedremo assieme come sono questi trucchetti assurdi. Nello specifico, questi sono trucchetti per momenti imbarazzanti. E quindi Quindi, so già che rideremo perché utilissimi sicuramente. per me perché con tutte le figure che È faccio io, vero, quindi è vero. Ma mi per tutti torneranno penso, utili. capita a tutti di avere dei momenti imbarazzanti. Anzi, se volete, raccontate dei momenti imbarazzanti vostri nei commenti e noi ci divertiremo a leggerli. Come sempre, potete scrivere nei commenti qual è il trucchetto che vi ha scioccato di più o qual è quello che vi è piaciuto di più. Siete pronti? Prendete patatine, popcorn, tè caldo. Cioccolata calda! Iniziamo subito. Allora, iniziamo col primo trucchetto. Se hai il rossetto nei denti, che succede? Succede spesso. Ah, questo l'avevo già visto da qualche beauty guru. A te ti Sì. sembra super strano, No, vero? no, mi è già successo Mi di sa vedere che lo delle mie facevo amiche anch'io. col rossetto sui denti, quindi sì. Sì, l'ho Ma ti visto anche sembra da te. strano che in pratica per toglierlo dall'interno delle labbra metti un dito, ciucci un dito e poi togli il rossetto dall'interno delle labbra? È vero, questo funziona davvero, bravo. Vedo un po' il colore. Sei rimasto scioccato. Non sai dove mettere le ciglia, mettile dentro un ovetto Kinder, poi le dai al tuo ragazzo che spera di trovare la sorpresina dentro, ci troverai E tanto io mi mangio il cioccolato. le tue ciglia. Allora, eyeliner è sempre complicato da fare, questi sono più per donna, vediamo se c'è qualcosa anche per uomo. Metti il correttore. Non ho capito. Ah, prima Lo fai la linea e poi correggi? col correttore Sì. la correggi, Ah, che ok. bravo, hai capito tutto. La sta cucendo una calza bucata. Ah, da delle calze ha fatto dei guanti. Carini, dai, Bene. non male. Ma non è molto imbarazzante questo, quindi non so cosa c'entra. Allora, taglia una maglietta. Secondo te in cosa si In trasforma? un sacco. Ah, mi sa di sì, bravo, bravo. Com'è che riesci sempre a indovinare subito? Quelli che si mettono uno Forse uno zainetto, zaino, sì. tipo. Ah, bello! Per mettere le Perché le scarpe sono imbarazzanti. scarpe. Sì, non so cosa c'entra con trucchetti imbarazzanti. Forse questo sì, perché ha macchiato le ascelle, la zona ascellare della camicia era marrone. Ha fatto un vestitino. Ah, Adesso uno va smile. bene, dai. Troppo Se largo? hai la maglietta rubata al tuo ragazzo e ti sta troppo grande, Mettici un bel cucisci. elastico. Oh wow, è completamente diversa, è diventato un vestito. Ma anche questo purtroppo non è imbarazzante. Cos'è questo? Un'altra borsa forse, una busta, Un cappello matto. un cappello. Forse è vero, un cappello enorme. Oh, Sì, un cappello. bello. Sembra che abbia un po' una copertina in testa, però è carino, dai. No, vabbè, no. Allora, scusatemi un attimo. Ma che pantaloni sono quelli che così si aprono all'improvviso? Infatti, cioè, io non conosco nessuno a cui sia successo. Era una busta di plastica, non un Ripetiamo, pantalone. ripetiamo. Vabbè, può capitare, per carità. No, Magari può capitare che si vabbè, aprano lo sta sotto riparando con le. con la pinzatrice. Wow, ma No, come vabbè. hanno fatto ad essere così perfetti dopo aver Invisibile. pinzato con la pinzatrice? Magari Perché l'ha fatto funziona. dall'interno? Ah, Sì, caspita, però come muovi. Più dai. che No. altro sto pensando, non ti danno fastidio poi le puntine? Fai che una non l'hai messa bene, potresti graffiarti un Secondo me non lo fate. Piuttosto rimanete con il buco sui pantaloni, se dovesse succedere. come? No, io rimarrei Allora, col buco sui aspetta, pantaloni. no, ve lo do io un trucchetto. Non perché mi sia successo che si bucasse
pantaloni. Però un trucchetto che funziona se vi viene il ciclo e vi macchiate e dovete nascondervi: prendete una felpa, una giacca e legatevela nella vita, così non si vede più niente, almeno per un po' siete salvi. Quindi anche se vi succede questo, che si bucano i pantaloni, usate lo stesso trucchetto. Questa è sempre la stessa, quelli si sono bucati i pantaloni. Poverina, che sfigata! Anche gli occhiali sporchi. Questo serve a te perché in realtà Vitale porta gli occhiali. Ah, è tipo un panno di emergenza per quando ti serve pulire gli occhiali. Dai, bello questo. Cos'era? Cos'era? Aspetta, non l'ho visto. Le ascelle pezzate sulla... Ha sudato? Sì, sulla camicia. Vediamo. Ma perché c'ha le dita gialle? Hai notato? No. No, non mi dire, no. No. Ma come? L'assorbente? Ma secondo me non è che sono per momenti imbarazzanti, sono trucchetti imbarazzanti, perché nessuno andrebbe con un pad sotto l'ascella. Allora, per fortuna non l'ha messo direttamente sotto l'ascella, sennò sarebbe stato veramente strano. Però non lo so, magari funziona. Non si nota per niente. Magari funziona perché comunque assorbe il sudore, però è un po' imbarazzante magari se qualcuno lo vede, dici come fa a vederlo dentro, magari la camicia è un po' trasparente, oppure fa che si stacca perché comunque ha l'adesivo. Chi ha perso l'assorbente? Magari a scuola alzi la mano, chi lo sa? La spallina del reggiseno si vede? Mettiamogli un cerotto. Il cerotto, questo intelligente, sì. Oddio, ma insomma, ma questo, ma come? Ma gli si rompe i pantaloni dietro? Ah no, questa non è rotta. Cerniera. Si è dimenticata di tirare su la cerniera. Gli si è rotta, forse. Si è rotta. Ah. Burro di cacao. E scivola. E non, si ripara all'improvviso. Purtroppo non sempre funziona così. Oddio, ma è sempre lei, poverina! Gli si è anche rotta la camicia. Che cosa sarà successo questa volta? Si è rotto il bottone. Vedi che hanno delle dita giallissime? No, forse... Il color correction, che è? Sì, il colore del video. Che paura. Ah, in pratica lo hanno dato con una forcina. Wow, lo sta ricucendo. Bello questo. Questo è geniale, davvero. Qua cosa sta facendo? Forse una decorazione. Ah, per stringerlo. Wow. Se vi sta larga la maglia, volete bello stringerlo questo. Un po'? Sì. Questo è bello, non lo conoscevo. Oh, il buchetto, ecco, io in genere faccio così e infatti poi rimane un po' all'infuori quando lo cucio così. Sì. Ci metto la gomma. Invece dici di mettere, non lo so, è uno di quei materiali che quando gli stili si sciolgono e si attaccano. Wow, bello. Vediamo cosa c'è di imbarazzante qua. Ghiaccio, e voi mi avete consigliato la stessa cosa per lo slime. Wow. Dovete provarlo. Chissà se funziona, non ho mai provato. Che gli sta un po' stretta. Acqua calda, forse si allarga così. Balsamo per capelli. Dici che può funzionare? Lo sai che non lo conosco questo trucchetto? Forse dopo lo tira. Minuti. Ah, questa è una tecnica che usava mio fratello. Ah sì? Poi dopo lo tiri, ok. Oh. Caspita, ma è diventata due taglie più grande. Ma anche tre. Ah, ecco, come vi stavo dicendo prima, questo può succedere. Ecco, lo conoscono anche loro questo trucchetto. Vabbè, penso che sia un trucchetto molto vecchio. Allora, se hai macchiato le mutande... Acqua fredda. Cos'è? Ah, idrogeno di peroxido. Acqua ossigenata. Però acqua non ossigenata. Tutti ce l'hanno. E come nuove. Improvvisamente. Acqua fredda e sale.
Ah, per i jeans invece, acqua fredda e sale. E li lasci tutta un'intera la intera notte? Wow! Come nuovi. Le macchie nelle coperte. Ah, mettere un asciugamano, sì. A meno che non ti muovi tantissimo durante la notte e ritrovi l'asciugamano in testa. Cereali. Emergency. Oh! Schiuma da barba. Puoi togliere una macchia con la schiuma da barba? Non lo sapevo. Questo è lo stesso maglioncino che stava stretto all'altra persona. Ah, forse perché scivola meglio adesso. Effettivamente è vero. Quando metti un maglioncino sulla camicia non scivola bene. Mentre con quella lì è più facile farla scendere. Io pensavo che parlasse della macchia. No, non ci sono le righe di quello che c'è sotto. Perché liscio. Essendo liscio scorre bene e via. Bello, bello, bello questo trucchetto. Interessante. Questo per legare i pantaloni. Tipo io dopo che ho mangiato tipo di tutto. Devi allargarli, sì. Un pezzo di gomma. Ah, questo è il coso per tenere fermo l'orecchino. Se lo perdi. Ah, se perdi la parte di dietro? Sì. Ok. Beh. La scarpa rovinata. No, dai, il pannarello no. Magari funziona, ma potrebbe anche rovinarlo, penso. Wow. Allora, un'altra macchia, vediamo come la toglie. Con la schiuma da barba. Era il fondotinta. Sì. E poi devi lavarla. Scusa, fai prima a lavarla direttamente senza schiuma da barba? O non esce il fondotinta? È difficile da togliere, okay. Sì. Ah, qua ci vuole lo smalto per tenere fermo il bottone. Questo l'ho provato e funziona. Ok, non lo sapevo. Ah, ecco come tu che mi schiacci sempre i piedi. Non è vero. Per togliere la sporcizia, okay. Una limetta per unghie. Cos'è? Aceto? Ah, acqua c'era scritto. No. Acqua e il phon per stirarlo senza farlo da stiro. Wow. Interessante. Cosa? Altri momenti imbarazzanti, gli stivali che cadono. Lo scotch? Sì. Di adesivo. Però non so se poi dà fastidio alla pelle. Le monete. Cosa? Ah, per farle tenere basse. Ah, i pesi! Se poi ti cadono le monete dalla gonna. Ah, per tirare fuori la coda. Tipo un cappellino col buco? Sì. Vediamo come esce. Beh, l'idea ci può stare, però boh. Non ho mai visto un cappellino invernale con il buco. Quello è l'elastico. Sì. Ah. Non lo so, potrebbe essere utile. Io non ho mai avuto i capelli così lunghi, quindi... Diciamo che in d'inverno non te li leghi quasi mai perché fa freddo. Però è forse, particolare come stile, però funziona. Comodo, no? Sì. Se scivoli con le scarpe, lima la suola e poi... Cosa ha messo sopra? Boh. Non c'era scritto. Ok. Questo? Senti, sudano le ascelle e gli altri scappano via. Perché puzzi? Mettici della vodka? Cosa? No, veramente? No, vabbè, non fate questo a casa. Non la mettete vodka la vodka. Mille usi. E poi puzzerai. E poi tutti quanti ritornano. Di alcol. Oddio! Bellissimo. Ma come? Quello era bellissimo. Bicarbonato di sodio e olio di cocco e limone. Questo forse per sbiancare i denti. Vediamo. Adesso costruisce tipo una nave. È vero, ogni tanto. No, lo mette nei peli delle ascelle. Non so se. Ah, forse aspettare. Per fare una ceretta. No. Che cosa? Ha tolto i peli? Sì. Quindi tipo una crema che toglie i peli? Mi sembra strano, non ho mai sentito niente del genere, però magari si può provare. Smagliature sulla pancia, aloe vera. Tira fuori il gel, che fa benissimo, il gel di aloe vera, la pelle fa benissimo. Cos'è?
Coconut oil. Ah, con l'olio di cocco. Forse con tanta applicazione. Ti svegli con un brufolo sul naso. Succede sempre? Con un mega brufolo? Un brufolo grande quanto una casa. Soprattutto prima di eventi importanti. Metti del dentifricio. Ah, questo lo conoscevo già. Però bisogna stare attenti perché a volte lascia un segno rosso. Beh, c'era non scritto, sparisce così. Aspetta per 2 minuti, c'era scritto. No, sì. Molto di più. E gli occhi gonfi? Grattugiali. Grattugia un cetriolo. Allora, il cetriolo aiuta molto. Invece di grattugiarlo potete anche tagliarlo a fette e appoggiarle sugli occhi. Poi, già che ci sei, metti mezza banana, non si sa mai. E hai fatto la colazione. Poi mischia il tutto. Sembra uno smoothie. Pappetta. Ah, fai cubetti di ghiaccio. Anche perché il freddo aiuta la circolazione del sangue qua, quindi... E dopo puzzerai non solo di cetriolo ma anche di banana. Vabbè dai, non è cattivo l'odore di cetriolo e banana. Più wow, è un'altra persona. Allora, no, cipolla. No, dai. Per cosa lo userà la cipolla? Ho paura di questo. Sta schiacciando, sta facendo... Succo di cipolla! Succo. Conservalo per dopo. Aloe vera. Preparando da mangiare, tipo? No. Ma in effetti sta bollendo il tutto. Non so se l'aloe vera bollita poi è ancora buono. Oddio, è diventato di un colore... Oddio, pure il... Succo di cipolla. Succo di cipolla, immagino il profumo che ha questo... spray, vediamo per cosa lo usa. Le ascelle, ti immagino. Infatti stavo pensando proprio a quello. Ah, per i capelli? Bello. Però dopo devi lavarli bene, sennò... Molto profumato con la cipolla. Sennò dopo scappano tutti. E quindi li ha fatti lisci? Ah, per farli crescere. Wow. Allora, se vuoi mettere il rossetto prima di mangiare, mangi questo. Per non rovinarlo. Acqua calda, gelatina. Ah, per fare il rossetto, quello lì che poi fai. Okay. Sì, poi non si attacca quando mangi. Oppure puoi direttamente mettere il rossetto dopo mangiato, così eviti tutto questo problemi. Ecco, vedi. Non l'ha neanche... Ah sì, l'ha tolto perché poi rimane un velo di colore sopra. Hai i pori troppo aperti. Disperati e diventa in bianco e nero. Poi aggiungi dello zucchero. Acqua di rose. Aloe. Gel di aloe vera. Wow, si è truccato. Bella e perfetta adesso. Ah! Ah, questo mi succede sempre. La bustina di tè. Sì. Ah, fa tipo da rinforzo. Il foglietto, wow, poi rimane attaccato? Ci credo poco. Magari sì, non so se poi rimane sempre attaccato, però sembra fatto molto bene. Ci con lo smalto lo sopra. Smalto, ah, come liberarsi del doppio mento? Cosa? Devi fare così 5 volte. Poi trattieni il respiro per 5 secondi. Baciare la giraffa. Per 5 secondi. Ma come? Ma che tecnica è questa? Devi fare così con un asciugamano 30 volte. Ma... E basta! Secondo me... un po' strano, un po' particolare. Dopo che hai fatto tutte queste cose qui, il doppio mento sta ancora lì. Però... potrebbe essere... Chissà quante volte bisogna farlo, magari sono esercizi per il doppio mento. Da che fare piano tutti piano, i giorni, 8 tempo. Volte. Mi è piaciuto di più però bacia la giraffa. Sì, questo qua. Questo è quello che proprio mi ha lasciato senza parole. Mi è rimasto impresso quella che alzava l'ascella, c'erano i peli enormi, però quasi. Lo faceva ridere. Non si è visto che qual era il trucchetto. Il trucchetto era quello che faceva quell'intruglio lì che poi se lo spalmava, sì. E non erano cadeva così tutti lunghi, i peli. Però i peli. No. Comunque scrivete voi nei commenti, lasciate il timestamp del trucchetto che vi ha fatto più ridere, il momento che vi ha fatto più ridere, e fateci sapere altre reazioni che volete che facciamo a altri video. Scriveteci pure quali video e noi vi lasciamo ora qua 4 cartelline su cui cliccare per vedere i nostri altri video divertenti, trucchetti, challenge. Cliccate su quello che preferite e buona visione. Ciao.